Fra Cristoforo, personaggio importante dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Perché è importante? Perché prende delle decisioni fondamentali per la vita di Renzo e Lucia, i protagonisti dell'opera. Alessandro Manzoni potrebbe essersi ispirato ad alcune figure storiche del 1600, ad esempio al frate cappuccino Padre Cristoforo Picenardi da Cremona, oppure a fratel Giulio Cesare Terzago, che prestò servizio agli appestati in un lazzaretto milanese, o ancora a fra Bernardo da Corleone, vissuto in Sicilia tra il 1605 e il 1667. Fra Cristoforo incarna vari ideali manzoniani, quello della giustizia, del bene, e anche simbolo della cristianità e della devozione. Fra Cristoforo viene presentato nel capitolo 4 dei Promessi Sposi. Alessandro Manzoni, con un flashback, racconta la sua storia, spiegando che prima di chiamarsi Fra Cristoforo si chiamava Lodovico ed era figlio di un ricco mercante che uccise in un duello un nobile. Per questo motivo si rifugiò in cerca di protezione in un convento, luogo in cui matura la decisione di diventare frate. Dopodiché chiede e ottiene il perdono del fratello dell'ucciso, che gli dona un pezzo di pane come pegno dell'avvenuta riconciliazione, quindi accetta le scuse di Fra Cristoforo. Nel capitolo 4 è importante la scena del duello in cui Lodovico appunto ha la lite con l'altro nobile. Questo duello provocato dalla discussione su chi avesse dovuto cedere il passo tra i due contendenti, e questa scena ripropone una situazione tipica della tradizione cavalleresca, che richiama il celeberrimo I Tre Moschettieri di Dumas. È un uomo di 60 anni, è calvo, ma ha una corona di capelli attorno alla testa, appunto secondo la regola dei cappuccini, agisce con sottomissione, tenendo sempre la testa chinata e lo sguardo abbassato. Appunto, come dicevamo prima, era figlio di un commerciante e prima di ricevere la vocazione di diventare appunto frate cappuccino, si chiamava Lodovico. Grazie alla fortuna paterna, Lodovico ebbe una istruzione di alto livello e cercava di introdursi negli ambienti della nobiltà, ma veniva da questa rifiutato a causa della sua estrazione di nascita più bassa. Lodovico, dopo essersi scontrato con un nobile in un duello, provocando la morte del nobile, come abbiamo visto precedentemente, si rifugia in un convento di cappuccini della sua città e tra l'altro nello scontro rimane ucciso anche Cristoforo, che era il fedele servitore di Lodovico. Queste due tragiche morti avviano alla conversione, appunto Lodovico che diventa Fra Cristoforo e prende il nome di Cristoforo, ossia il fedele servitore rimasto ucciso nel duello. Dicevamo, Lodovico si rifugia dai cappuccini, a cui chiede il diritto di asilo, e Lodovico, in questo luogo dei frati cappuccini, ottiene i voti. Ricordiamo che il nome Cristoforo vuol dire portatore di Cristo, quindi in memoria del suo vecchio e amato servitore, come abbiamo visto, come nome religioso Lodovico sceglierà il nome di Cristoforo, nome che ha una forte valenza religiosa perché significa appunto portatore di Cristo.